d'Arezzo, ieri sono finiti i campionati assoluti, siamo con Luigi Palesello. Luigi, hai un gran cavallo, è piaciuto veramente. Sì, sono molto fortunato, dai. Sono fortunato di averlo incontrato e di essermi messo assieme. E devo ringraziare i miei genitori che mi hanno dato l'opportunità di incontrarlo e di comprarlo. E insomma. Senti, e tutto il tuo campionato com'è stato? Parti dal primo giorno. Ma il primo giorno la caccia comunque ero... Sì, io non sono veloce con quel cavallo e comunque non ambisco a vincere questo tipo di gara, però è andata bene. E poi il secondo giorno è andata veramente bene perché faccio 0 il primo giro e poi 5 penalità nel secondo giro. E poi ieri la finale, un super primo giro dove purtroppo uno sbaglio sull'uscita della doppia gabbia e poi la disavventura del secondo giro che si attacca nella martingala, si strappa la martingala via il ferro, tutto una disavventura, diciamo. Peccato perché è stato veramente un grande campionato. Sì, poi era veramente grosso come giro, insomma è stato bello anche mettersi a confronto con queste persone che alla fine bazzicano su queste altezze veramente da tanto tempo. Percorso grosso però tanto da girare. Sì, molto lungo, molto impegnativo, diciamo anche tecnico. Anche tecnico. Ah, top. Il migliore, secondo me, come chef d'équipe, chef de piste. Senti, i prossimi appuntamenti, cioè, come mira, stai mirando a Piazza di Siena? Ma io spero, però vediamo il tecnico. Vediamo, io sono carico e magari si può far bene, però come si sa con i cavalli non si sa mai. Stasera, oggi è lunedì, stasera tornerai a casa, un attimo di riposo, poi questo weekend subito, sì, subito in concorso. Sì, sì, con gli altri cavalli che sono a casa. Sì, ormai bisogna portarli. A disposizione proprio per le gare. Sì, quelle più importanti. Alla fine ce l'ho da molto tempo. Ormai ho fatto un bel binomio, ci conosciamo veramente bene e lo tengo per queste gare qua. Un cavallo di una storia stupenda, un cavallo che non doveva forse essere sotto la tua sella. No, davvero, perché l'aveva preso e era andato in America. È stato in America, poi questa ragazza abita su vicino Capo da Golf, è arrivata una pallina da golf, questo cavallo è un po' esuberante alla fine, stallone, e gli si è messo in piedi, ha preso paura e il padre l'ha subito rispedito in Europa. Il giorno dopo hanno tirato su il cellulare, mi hanno chiamato e detto guarda che c'è questo cavallo qua, sono andato a provarlo e là è stato amore a prima vista. Bene, grazie mille, Luigi, complimenti. Grazie mille.